Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora una volta su Final Fantasy VII Ever Crisis e finalmente possiamo ricominciare a produrre materiale sul gioco. Ci tengo a fare questa piccola premessa perché voglio ringraziare ovviamente tutti voi che mi avete veramente dato un supporto incredibile. Mi avete riaccolto dopo questo periodo dove sono stato ovviamente occupato in maniera calorosissima, e di questo non farò altro che ringraziarvi, e ovviamente ringrazio tantissimo anche coloro che ieri sera mi hanno aiutato a recuperare un po' di tempo perso con i vari eventi del gioco. E ovviamente una menzione speciale va al nostro carissimo Pain, ovvero Rick91 su Twitch. Che è praticamente uno dei miei follower che mi ha dato la possibilità non solo di poter completare l'evento in questione, ma mi ha permesso anche tramite le molteplici run che abbiamo fatto ieri sera, che vi ricordo tra l'altro che se avete bisogno rifaremo anche questa sera fino alla fine dell'evento di Sephiroth per chi vuole effettivamente completare, se ovviamente riusciremo ad avere a disposizione i giocatori che ci daranno una mano. Vi daremo una mano per completare l'evento di Sephiroth. Oggi però voglio condividere con voi una run che abbiamo fatto ieri sera, a mo' di guida strategica, perché ve la commenterò e vi dirò cosa fare fase dopo fase, qualora vi vogliate unire con dei vostri amici e vogliate provare in un qualche modo a completare l'evento. Quindi direi di cominciare subito il combattimento, dove praticamente avremo Sephiroth all'inizio. Come potete vedere, il nostro setup è composto da due Aeris e un Cloud in questo caso, dove appunto la prima mossa che effettuerà il nostro Sephiroth sarà un Heartless Archangel, dove praticamente ridurrà a 1 gli HP di tutti quanti i nostri alleati. E quindi in questo caso, se utilizzate Aeris o comunque se dovete curare, non fate nulla. Per il momento non sprecate ovviamente ATB. Nel momento in cui subirete l'attacco, fate subito delle cure flash, proprio che vi portino comunque ai 3000-4000 HP ciascuno, anche perché qui bisognerà avere un monte di HP incredibile, perché il secondo attacco sarà subito Shadow Flare, quindi un altro attacco AoE, dove prima verrete, diciamo, indeboliti portando i vostri HP a 1, successivamente verrete attaccati da un attacco AoE magico e magico fisico. Anche in questo caso switchate subito per le cure, fate delle cure istantanee e dopodiché aspettate l'altra fase. L'altra fase di Sephiroth è l'infusione di tipologia elementale. L'infusione di tipologia elementale che in questo caso è stata terra, ma non so se effettivamente può essere caratterizzata da altri elementi. Ovviamente fate attenzione e cercate di resistere agli attacchi nell'intermezzo, perché le varie fasi sono appunto, diciamo, divise da questi attacchi che possono comunque mettere in difficoltà. In questo caso abbiamo l'infusione terra, quindi qui bisogna necessariamente breccare il nostro, avversario, e una volta breccato il nostro avversario dobbiamo concentrarci solo ed unicamente nel fare danni, qualora ovviamente possiamo fare danni, e poi successivamente le cure. Quindi dobbiamo continuare a curare in maniera veramente incessante con le nostre Aeris, proprio per mantenere sempre tutti full HP. Una volta fatta l'infusione terra, incominciamo ad entrare praticamente nella prima fase aggressiva del gioco. Ovviamente, se avete le summon, in questo caso come Ramu o Shiva o chi che sia, utilizzatele, ovviamente. Qui invece adesso incominciamo ad entrare nella prima fase, dove appunto Sephiroth incomincia ad essere un po' più aggressivo, incomincia a fare un po' più il Sephiroth. Infatti, dopo l'infusione terra, quindi dopo la prima infusione elementale, praticamente Sephiroth aumenterà il suo attacco fisico con il buff Boundless Strength, che verrà sempre, e ripeto, sempre seguita da un Octaslash. Quindi in questo caso difesa, quindi se riuscite ad utilizzare e a mettere ovviamente gli scudi con i vostri alleati, fatelo assolutamente, proteggete dagli attacchi fisici.
e subito dopo, ovviamente, esservi difesi dagli attacchi fisici, continuate a curare, quindi ritornate a riprendere la vita. E qui, come potete notare, altra infusione elementale. Quindi segnatevi queste fasi perché saranno sempre identiche. Quindi una volta che conoscerete le fasi potrete praticamente predittare il vostro avversario. Qui faccio una cura io, perché appunto avevo paura che avendo pochi HP qui si potesse perdere Liam, che era il nostro terzo membro del party. E qui ovviamente quando ci sono i sigilli si brecca. Quindi dobbiamo necessariamente breccare in questo caso. Curiamo e facciamo danni per andare praticamente verso metà vita e la successiva fase, quindi seconda fase. Abbiamo tre fasi di Sephiroth: la prima ovviamente con il primo terzo di HP, la seconda con il secondo terzo e l'ultima con il terzo terzo, quindi diciamo con l'ultima parte di HP, che giustamente permetterà al nostro avversario di diventare molto più forte. Una volta fatta questa, ovviamente aspettiamo per l'appunto la fase successiva. Infatti, come potete notare, abbiamo fatto nuovamente la summon per oltrepassare la metà degli HP di Sephiroth e quindi portarlo praticamente alla sua seconda fase. Seconda fase che porterà il nostro Sephiroth a potenziarsi ancora una volta. Quindi Boundless Strength con doppio potenziamento di attacco HP, che viene susseguito sempre da Octaslash. Qui siamo stati fortunati perché se i vostri personaggi avranno abbastanza vita e avranno comunque la protezione, riusciranno ad avere la protezione, potranno sopravvivere alle prime due fasi. Quindi sopravvivere alle prime due fasi vi consentirà di poter crepare successivamente alla terza, quarta e quinta fase e riuscire in un momento o nell'altro a battere Sephiroth. Quindi in questo caso, susseguito con Heartless Angel, quindi Octaslash sopravvive il vostro alleato e qui Heartless Angel. Quando il nostro avversario effettua Heartless Angel o Heartless Archangel, in base alla situazione dobbiamo aspettare di curare. In questo caso possiamo curare, perché comunque qui abbiamo praticamente il nostro avversario che si ripotenzia e praticamente parte direttamente con la terza fase, visto che siamo praticamente vicini all'ultimo terzo, diciamo, dei suoi HP. Qui praticamente abbiamo un anticipo della terza fase. A partire dalla terza fase è quasi inutile difendersi sia con gli scudi che con la stanza difensiva, perché il buff di attacco di Sephiroth è talmente forte che non si riesce praticamente a stoppare. Quindi qui parte un pochettino anche l'RNG, dove bisogna avere fortuna nell'essere targettati per poi essere resuscitati. Quindi Sephiroth deve comunque targettare tre volte e deve targettare tre persone diverse, quasi, in base ovviamente a dove arrivate con la vostra strategia. Successivamente abbiamo un Hell's Gate, susseguito da un Heartless Archangel. Ora qui non cadete nella trappola, perché in questa fase, quindi quando praticamente subirete prima l'attacco magico e dopo Heartless Archangel, non dovete sprecare ATB. Non dovete sprecare ATB perché? Perché nel momento in cui lui effettuerà questo attacco, ovvero Heartless Archangel, entrerà in stance di counter. Quindi con Masamune is waiting, qua va assolutamente breccato, e una volta breccato potete sfruttare limit, cure e tutto quello che ovviamente avete a disposizione nel vostro arsenale praticamente. Successivamente a questa fase dovrebbe, se non ricordo male, fare un altro Boundless Strength, quindi dovrebbe potenziarsi ancora una volta, perché stiamo andando praticamente gli HP rossi, eccolo qua, altro potenziamento, quindi inutile qui curare o comunque nel senso proteggersi, qui bisogna andare di danni e sperare di targettare un alleato che ancora non è stato ucciso per poterlo ressare. Quindi qui abbiamo subito un'altra perdita che però abbiamo potuto in un qualche modo ripristinare, infatti abbiamo ressato. E qui in teoria, nel momento in cui Sephiroth raggiunge già questa cifra di HP rossi, è quasi fatta, bisogna spingere l'ultimo po'
per riuscire appunto a sconfiggere il nostro avversario. Qui ragazzi fate attenzione perché vedete dopo un paio di secondi effettuerà nuovamente Hell's Gate. Hell's Gate è pericolosissima per chi ha OE e qui ragazzi va breccato di nuovo. Quindi Hell's Gate con Octaslash che in teoria se non si riesce a breccare, perché ovviamente qui purtroppo se vi muore il diciamo il terzo membro del party dovrete sprecare l'ultimo res, e qui siamo stati fortunati appunto nel poter resuscitare in questo caso il nostro DPS, che se l'avesse targetato prima sarebbe stato un casino pazzesco, mentre invece fortunatamente è stato non è stato mai targettato, quindi è potuto tornare in vita. Nuovamente Heartless Archangel, quindi ancora una volta praticamente portato a un HP, e qui ragazzi è praticamente una corsa contro il tempo, perché in questa fase finale dove Sephiroth praticamente continuerà a pompare, continuerà a diventare sempre più forte, praticamente susseguirà Heartless Archangel, Shadow Flare, Heartless Angel, Octaslash, eccetera eccetera, quindi praticamente inizierà ad attaccare con una frequenza molto più alta e inizierà soprattutto ad essere molto più aggressivo. Quindi in questa fase bisogna necessariamente rushare il prima possibile, bisogna chiudere l'evento il prima possibile, perché non bisogna permettere a Sephiroth di praticamente prendere il sopravvento. Se qui Sephiroth prende il sopravvento avete buttato la run, quindi cercate di rimanere in piedi, cercate ovviamente di gestire la situazione meglio che potete, e come potete notare noi qui siamo stati abbastanza fortunati perché io ho switchato in difesa, quindi mi sono praticamente trattenuto nello stare diciamo nella stanza offensiva, e qui ovviamente ho portato il combattimento perché ho subito l'Heartless Angel senza curarmi, perché comunque sapevo di arrivare praticamente a un HP, e poi fondamentalmente ho effettuato l'ultimo attacco, anzi gli ultimi due attacchi per sconfiggere definitivamente il boss. Quindi l'ultima fase è sicuramente la più tosta, dove bisogna rushare in una maniera incredibile, e niente ragazzi, questi sono semplicemente dei piccoli consigli che vi voglio dare per completare la Crash Battle, magari tra di voi, se volete organizzarvi tra di voi, con le varie fasi che probabilmente vi allegherò sotto nel commento pinnato, in modo tale che voi possiate guardarli, possiate ovviamente prendere spunto e quasi predictare tutto quello che il vostro avversario effettuerà. Quindi per il momento è tutto, spero che questo video possa esservi utile qualora ovviamente vi vogliate organizzare. Se non avete nessuno con cui organizzarvi, venite in live su Twitch, perché a tutti quelli a cui possiamo daremo una mano per completare questo evento. Quindi non siate timidi, venite, tutto trovate in descrizione, canale Twitch, Discord per i sub, Telegram per rimanere aggiornati su tutte le notifiche del mio canale, Instagram per potermi scrivere in privato o comunque sia farsi anche un po' di cazzi miei, e io come sempre vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!